Andiamo in Giappone? Ho sempre pensato che un viaggio su Marte sarebbe eccitante, ma visto che su Marte non ci si può ancora andare, invece dei marziani mi accontenterò dei giapponesi, che nel mio immaginario sono la stessa cosa. Ci sono finalmente! Siamo in Giappone! Ma cosa ci facciamo noi qui? Con tanti bei posti che ci sono al mondo, guarda te se uno per un viaggio di piacere deve venire in Giappone, dove ci deve essere un grande inquinamento, guarda la signora con la mascherina. E poi come faremo con la lingua? Turisti non ce n'è neanche uno. Infatti devo ammetterlo, siamo gli unici turisti in assoluto sbarcati all'aeroporto di Tokyo. Ma hai pensato dove dormiremo questa sera? Ti rendi conto che qui costa tutto carissimo? Non preoccuparti, ho un'amica, Paola, di San Giovanni in Persiceto, che sta qui a Tokyo. Eccola! Comunque c'è anche Pio, un giornalista, un mio contatto via internet. Gli ho chiesto di aiutarci con la lingua, speriamo bene. Sto guardando il paesaggio urbano che stiamo attraversando. È impressionante! Queste barriere antirumore mi turbano. O forse è solo che stiamo marciando nella corsia sbagliata. Ah già, in Giappone si guida a sinistra come in Inghilterra. Ma adesso cosa succede? Attane, tashka. Pio non riesce a trovare il tagliando dell'autostrada. L'ha detto al casello, dal tono mi sembra molto arrabbiato. Per me ci fa tornare indietro, ci prende la targa, ci denuncia. Ma va là, alla fine ci fa anche l'inchino. Guarda il cartello, qui la regola è massima cortesia nei confronti degli utenti. Siamo comunque arrivati in uno dei posti più caratteristici del Giappone, lo Ski-Dom, il Duomo dello Sci. Effettivamente, coi suoi 80 metri, supera di 20 metri il Duomo di Milano. E il groviglio di tubi ricorda la geometria aguzza e il ricamo mistico delle guglie gotiche. Il sagrato di questa cattedrale, però, assomiglia al parcheggio di uno skilift del Terminillo o di Cortina. E vedendo dei ragazzi con gli sci in spalla e gli snowboard sotto le ascelle, capisco che qui la gente viene proprio a sciare, come in montagna. Ma non si può chiedergli nulla perché parlano male l'inglese come noi. Niente paura, io ho la parola magica. Come tomba, io non tomba. 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 Dai, andiamo a sciare anche noi adesso, eh. Dai. A sciare. Andiamo a sciare, scusa, hai visto anche loro? A sciare? Dai. A Tokyo? Ma te sei matto. Sciare, dai. No. Noleggiato di tutto punto, mi travesto da vero sciatore. Emozionato, mi avvio verso la folata di aria gelida che arriva dalla pista.